quando agli inizi degli anni Ottanta era insanguinata da un delitto al giorno. 600 omicidi dal 1981 al 1983. In questa città, il 10 febbraio 1986, si apre il processo a Cosa Nostra. Il più grande processo che sia mai stato celebrato contro la criminalità organizzata. Accanto al sinistro carcere del Lucerdone viene costruita un'aula bunker. Deve ospitare i 221 imputati detenuti e i 59 a piede libero. Mancano all'appello 194 latitanti. Eccezionali misure di sicurezza vengono adottate nel timore di attentati e fughe. 3.000 agenti presidiano la zona. Un sistema di porte blindate e vetri antiproiettile protegge i giudici, di oltre 900 testimoni e parti lese, i 180 difensori. Un processo assolutamente straordinario. La Corte. Il processo a Cosa Nostra si apre in un clima di grande tensione. 600 giornalisti arrivano da tutto il mondo per seguire l'inizio. Per la prima volta, con un decreto, vengono nominati due pubblici ministeri, due presidenti, due giudici a latere. I giudici popolari, tra effettivi e supplenti, sono 16. C'è il timore che durante il dibattimento possano venire meno alcuni giudici e così arrivare al blocco del processo. Nonostante tutte le accortezze, i problemi cominciano subito. L'inizio è stentato, difficile. Le scaramucce sono accese anche da piccoli pretesti. Buongiorno, mi scusi. Buonasera. Presidente. Il problema non è tanto nei panini quanto in qualche bottiglia d'acqua. Sì, e sì. Nello stesso tempo potete fumare una sigaretta, perché qua non ce la fanno fumare, di là neanche. Cioè, cercare di trovare un modo, un sistema per poter continuare questo processo, perché noi lo vogliamo fare. Va bene, d'accordo. Lasciateci anche il tempo di pensarci un pochino. Per la prima giornata siamo tutti un po'... La sensazione è che, a dispetto delle loro dichiarazioni, gli imputati vogliano prendere tempo. Quello dell'acqua possiamo ridurre. I processi di mafia sono fatti così. L'importante è cogliere i segnali e le sfumature. Vi hanno portato dei cartoni d'acqua nelle celle di stazionamento. Dunque, si dà atto che il detenuto Sinagra Vincenzo, entrando in cella, dà in escandescenze proferendo delle grida inintelligibili. Il Presidente dispone che venga riaccompagnato. Lo potete riaccompagnare? C'è chi fa il matto e grida di sentire voci. Chi è malato? Pigliamone un altro. Si presenta subito istanze di scarcerazione e solleva questioni procedurali. Io non sono dotto in giurisprudenza, come le ho detto. Le presenterò un'istanza io di scarcerazione. Voi che siete luminari della giurisprudenza, troverete voi la forma come mandarmi a casa. Anche perché io devo andare a trovare il sostentamento per 4 bambine, perché mi hanno messo in una situazione economica disastrosa. Chi chiede comprensione e pietà? Insomma, allontanarmi da certo ambiente, da subcultura. Io, se mi consentite, no, siete, io ho arsura a deserto che di imparare, signor Presidente. Ma hai avuto mala sorte, Dio santo, mala sorte, se mi consentite, non uso i termini io di vittimismo, di persecuzione, che a voi so che non piace.
Mai stato sventuratetto, signor Presidente. Ci giuro in parola mia, sventuratetto è stato. C'è che un capolavoro lassù qualcuno mi ama, ma io penso a qualcuno qua giù mi ama della polizia. No, no, ci può essere. Gli imputati, che erano 474... di nervosismo dovuta al fatto di avere sempre gli occhi puntati addosso da stamattina, sia di qui davanti che sia di dietro. Ora, emerge sin da queste prime battute la figura di Luciano Liggio, il boss di Corleone, ritenuto al vertice di Cosa Nostra. Libertà, quella che può essere dentro il cancello. Ora, queste guardie che messe qui davanti, guardano continuamente qui dentro, uno privo di allungare lo sguardo verso la corte e seguire il discorso che si svolge. Ma io veramente allora, non lo... Ma queste sono misure ordinarie di sicurezza, che ci ma sono tutte ma questo stradinarsi siamo chiuse, insomma, l'ordinario di sicurezza qual è? Quello di innervosire il detenuto nervosire... e non farlo ascoltare? Io non lo so. Ho ascoltato la lettura, sì. Io voglio essere interrogato, ma non c'è presente il mio avvocato, che sarebbe il signor Felice. L'assenza degli avvocati è un problema che si presenterà più volte, vabbè, perché i difensori sono impegnati anche fuori dell'aula bunker e non sempre sono disponibili. Avvocato la corte. Grazie. Non vi è collegamento alcuno tra l'assenza degli avvocati di ieri con qualsiasi questione che attiene a fatti inerenti al processo. È successo. Ma ogni avvocato col quale io ho conferito direttamente ha giustificato l'assenza dall'udienza con impegni che nella logica dei tempi che occupa tutti noi attorno a questo processo ha una spiegazione. Si dilaziona il primo giorno, si rinvia il secondo giorno, ci sarà un momento o c'è un momento in cui si è soffocati degli impegni e le scelte importano l'obbligo e il dovere da parte degli avvocati di dare assistenza anche agli altri. È stato il blocco è in agguato ogni giorno e il processo sembra non poter decollare, non meritava, ma all'improvviso la svolta clamorosa. Signor Presidente, volevo comunicarle che l'imputato Tommaso Buscetta, che ho rinunciato a conferire, è a disposizione della Corte. L'arrivo di Tommaso Buscetta ribalta i piani degli imputati. Ora hanno di fronte il loro accusatore. Tommaso Buscetta, chiamato il boss dei due mondi per le lunghe permanenze in America, con le sue 400 pagine di interrogatorio ha dato un colpo gravissimo a Cosa Nostra. Al giudice istruttore Giovanni Falcone ha raccontato storie e segreti della mafia. Arrestato in Brasile, dove ha cominciato a parlare, il 13 luglio del 1984 è stato portato in Italia. Consegnato poi alle autorità americane, è ritornato nel nostro paese solo per questa deposizione. La deposizione di un capo da 40 anni in contatto con tutti i vertici delle famiglie mafiose. Aveva inteso parlare. Queste sono le uniche immagini del volto del pentito. Da questo momento, per decisione del presidente della Corte, Alfonso Giordano, di lui le telecamere inquadreranno solo le spalle o le mani e il busto. Sarà così anche per gli altri pentiti. Adesso comincia veramente il processo. Cioè, mi scusi, signor Presidente, io dovrei confermare i verbali che ho fatto o dovrei incominciare a parlare? No, lei dovrebbe parlare così come ha fatto in sede istruttoria. Per quanto riguarda i motivi... È un punto del suo all'inizio del suo interrogatorio. Lei ha chiarito che era entrato in una certa associazione che lei ha chiamato, ha designato come Cosa Nostra. E che vi era entrato con un certo spirito. Poi si era reso conto invece che le cose erano diverse e allora aveva pensato di fare questa dichiarazione. Effettivamente ero entrato e rimango con lo spirito di quando io ero entrato, ma dagli anni 70 in poi questa associazione cosiddetta Cosa Nostra ha sovvertito l'ideale poco pulito per la gente che vive dentro la legge, ma tanto bello per noi che vivevamo in questa associazione, cominciando con delle cose che non erano più consoni all'ideale della Cosa Nostra, con delle violenze
che non appartenevano più a quegli ideali. Io non condivido più quella struttura a cui io appartenevo, quindi non sono un pentito. Ha dichiarato anche che non era mosso da meschino interesse nel fare queste dichiarazioni, non aveva, non voleva né sconti, né abboni, né condizioni particolari. Ma sono qua proprio per questo. Quindi lei conferma per questa parte l'inizio del suo interrogatorio. Esatto. Oh, poi ha parlato dell'articolazione di questa associazione, Cosa Nostra, che lei ha chiarito che è un'associazione che ha varie articolazioni. È un'associazione che prende nome come famiglia nei vari rioni. La famiglia prende il nome del rione dove si trova questa famiglia. Nella città di Palermo. Nella città di Palermo. Per quanto riguarda la provincia di Palermo, la famiglia prende il nome del paese dove questa è. Al di sopra di queste famiglie esiste una commissione composta da persone che vengono dette da noi, o venivano dette da noi perché io non ci sono più. Commissione capi mandamenti. Questi capomandamenti abbracciavano tre famiglie, avevano fra di loro tre famiglie scelto uno che andava a rappresentare nella commissione. Capo della commissione era, nel 1980, il signor Greco Michele. Sì, poi di questo ne parleremo quando faremo il panorama delle famiglie. Sì, esatto. In sostanza ogni famiglia... Palermo è stretta in una morsa. Il controllo delle famiglie è onnipresente. Buscetta disegna la mappa del potere mafioso. Così Cosa Nostra si è spartita a Palermo e la provincia. Buscetta racconta della sua famiglia che ha in mano il centro di Palermo. La guidano Pippo Calò, Salvatore Lopresti, Gaetano e Giovanni Carollo, Salvatore Cucuzza. A San Lorenzo Partanna governano le famiglie Bonanno, Madonia e Riccobono. All'uditore Buscemi, Sciarrabba, Bonura. A Villa Grazia, Vernengo, Pullarà, Bontade. A Corso dei Mille ci sono le famiglie Zanca, Marchese e Tinirello. Alla Calza, gli Spadaro e Senapa. A Ciaculli, i Greco, Prestifilippo, Puccio. Nei paesi del circondario le famiglie sono così divise. A Cinisi, Partinico, Di Maggio, Badalamenti, Coppola, Pipitone. A Bagheria, Alfano, altri Greco, Scaduto. Infine a Corleone, Altofonte e San Giuseppe Iato, Bagarella, Brusca, Di Carlo, Geraci, Provenzano, Motisi, Salomone e Luciano Riccio. Tutte le famiglie debbono obbedire agli ordini della commissione, il governo di Cosa Nostra. La commissione da chi è composta? La commissione è composta da tutti i capi mandamenti. Da tutti i capi mandamenti? Che viene eletto da tre famiglie. Quali sono i poteri di questa commissione? Che il cosa delibera? I poteri della commissione sono il controllo della Cosa Nostra stessa. E delibera, delimita le azioni. Vi sono altre cariche insieme alla famiglia? Sì, rappresentante, sottocapo, consiglieri, capi di scena. Stavamo parlando della commissione. Lei mi diceva che la commissione, e l'ha detto poi in istruttoria, praticamente non ha fatto altro che confermare quello che ha detto in istruttoria, che la commissione è un organo che sovrintende e controlla. E dispone.
E tra l'altro questo controllo comporta anche un controllo sugli omicidi. Senz'altro. Non si può commettere un omicidio senza che la commissione non lo sappia. Il rappresentante della famiglia, se lui non è capomandamento, si rivolge a capomandamento. Il capomandamento lo riferirà in commissione. Nessun capomandamento, nessun rappresentante si arbitrerà di ammazzare una persona senza essersi rivolto al suo capomandamento, che lo farà presente in commissione. Nel caso, nell'ipotesi che si verifichi l'uccisione di un capofamiglia, quali sono le reazioni, se ci sono reazioni, oppure se queste reazioni non ci sono, quali sono le spiegazioni? Se si uccide un capofamiglia senza il consenso della famiglia stessa, le reazioni sono guerre di mafia. Se si uccide un capofamiglia con l'accordo della famiglia stessa, non succede niente. Non c'è nessuna reazione. Quindi se c'è una sostituzione di questo capofamiglia ucciso con membri della stessa famiglia, è perché è pacifico che c'era l'accordo della famiglia stessa. Ah, ecco. Degli esempi me ne può fare? Stefano Bontade. Stefano Bontade, componente della commissione nella quale ha un ruolo di rilievo fino all'arrivo dei Corleonesi, è ucciso il 23 aprile del 1981. Esponente della cosiddetta ala moderata di Cosa Nostra, è giustiziato perché entra in conflitto con Luciano Liggio e i suoi uomini. Quando è cominciata l'omicidio di Bontade? Ma quella è diventata una guerra. E quindi quelle persone della commissione sapevano che gli unici due nemici che avevano in commissione erano Stefano Bontà, Salvatore Inserillo e un tale Gigino Pizzuto. Stefano Bontade si lamentava che si erano stati fatti degli atti criminosi senza che lui lo sapesse, che lui venisse informato. Primo in ordine di tempo credo che sia il maresciallo Sorino, il secondo credo che sia il colonnello Russo e via. Sì, e poi Di Cristina. Di Cristina è anteriore. Di Cristina è un uomo d'onore appartenente a un'altra provincia. Lui era rappresentante di Riesi. Sì. Malgrado lui avesse delle buone relazioni qua a Palermo, era inviso ai Corleonesi. Quindi quando si uccide a Giuseppe Di Cristina, non si fa lo sgarbo a nessuno in commissione, anche se poi in commissione si dirà che si è ucciso perché era un confidente dei carabinieri e aveva interrotto la fuga di Luciano Liggio. Ma l'uccisione di Bontade, scusi Buscetta, l'uccisione di Bontade da che cosa nacque? Quale fu il movente, diciamo, importante che determinò? Non c'è un momento importante, c'è una presa di posizione dei Corleonesi, ma quando dico Corleonesi non intendo riferirmi ai Corleonesi nati a Corleone, intendo riferirmi allo schieramento Corleonesi. Alla famiglia? No, schieramento, perché io posso chiamare anche il signor Calò Corleonese, che non è Corleonese, intendo dire schieramento Corleonese, dove loro hanno la preponderanza, dove loro comandano. Chi ci mette in questo schieramento? E allora, tutti. Tutti? Tutti, perché o con me o contro di me. E allora io stavo dicendo che non è arrivato un momento preciso per questa uccisione di Stefano Bontà. È arrivato lo schieramento completato con meticolosa trama dai Corleonesi, dove avevano degli elementi in tutte le famiglie che stavano soci con loro. Cioè lei vuol dire, vediamo se io ho capito il suo pensiero, che i Corleonesi avevano predisposto una struttura dentro le altre famiglie, in modo che quando ci sarebbe stato questo già si sarebbero
avuto in modo da prevalere su tutti e non avere delle reazioni. I corleonesi sono ormai presenti in tutte le famiglie e costituiscono lo schieramento della mafia vincente. Controllano Cosa Nostra perché prima degli altri hanno capito che adesso il grande business si chiama droga. La guerra di mafia viene scatenata per poter dirigere il traffico degli stupefacenti che ha in Sicilia la base per la raffinazione. L'isola è il crocevia di un traffico di migliaia di miliardi. Per ogni 1.000 lire investite in droga, Cosa Nostra guadagna 140 milioni. In questa guerra vengono uccisi, tra gli altri, alcuni dei capi storici di Cosa Nostra. Palermo diventa un campo di battaglia. Muoiono centinaia di persone e altre centinaia scompaiono nel nulla, vittime della cosiddetta lupara bianca. La guerra di mafia incrina l'organizzazione e lo Stato si inserisce con numerose inchieste. Da un rapporto di polizia e carabinieri, nel 1982 nasce una prima maxi indagine, chiamata dei 122. Poi il delitto del prefetto della Chiesa e la riunificazione di tutte le istruttorie in un unico processo. Questo che si sta celebrando. Le rivelazioni di Tommaso Buscetta aiutano a individuare le responsabilità dei singoli e così il 29 settembre del 1984 scatta il Blitz di San Michele. Decine di cosiddetti uomini d'onore finiscono nella rete. Questi sono i boss processati. Perché Buscetta li accusa? Ha sperimentato direttamente la guerra di mafia. La sua famiglia è stata distrutta in una serie di vendette trasversali. L'11 settembre del 1982 lei seppe da una telefonata della morte di mio cognato Cavallaro Mariano. L'11 settembre 82 da una telefonata di sua nuora che era successo. Ah, sì. Ho saputo che i miei figli erano usciti, i due, tutte e due, figli. Antonio e Benedetto e Antonio. Sì. E che non erano ritornati, erano usciti il sabato, lei mi ha telefonato il lunedì e non erano tornati ancora. Le disse di cercare con gli avvocati, se chissà fossero stati fermati dalla polizia. Cercarono, non erano stati fermati. Oltre alla scomparsa dei suoi figli? Poi ha avuto altri lutti in famiglia, proprio sì. Il giorno dopo, qualche giorno dopo. Della scomparsa dei miei figli? Sì, della scomparsa dei suoi figli. O qualche po' tempo prima. O tempo prima, sì. Del fratello della moglie. Del fratello di mia moglie. Sì, il fratello di sua moglie, ma poi successivamente, qualche tempo dopo, è stato ucciso, questo è un fatto, insomma, storico. È stato ucciso il genero, sì, il tuo genero. Sì, io non alludevo nel perché Natale, già ne avevamo parlato. Sì. Sì. No, l'ho collocato io nel tempo erratamente. Lei è stato nel febbraio, mi pare, del 19... Mio genero? Sì. Il mio genero è stato, credo che... Nel dicembre? Il 24 dicembre, sì. o il 25 la vigilia dicembre, di Natale. O la vigilia di Natale, o dopo Natale. O dopo Natale. Vabbè, insomma, o il giorno di Natale stesso, insomma, io non ricordo, sì, bene. Fu ucciso il marito di sua figlia. In presenza di mia figlia. Sì, di sua figlia Felicia. Felice. Poi, contemporaneamente sono stati uccisi. Il giorno 26 o 27 è stato ucciso mio fratello insieme a suo figlio. Al figlio. E con suo genero furono uccisi anche dei parenti di suo genero. Di mia moglie. Sì. Furono uccisi dei parenti della mia prima moglie. Della sua prima moglie? Sì. Che erano lì, che prestavano servizio? Perché... No, non prestavano servizio. Avevano solo salutato.
Erano passati per salutare. Ah, erano passati per salutare. Per salutare mia figlia e il marito. E questo avvenne nella... pizzeria, nella di proprietà pizzeria. Di mio genero, di mio figlio. Va bene. In Brasile lei si è incontrato pure con Salomone? Sì. Ci vuol dire del comportamento di questo Salomone? Antonino Salomone è un boss perdente. Sopraffatto dai più duri dei corleonesi, si era ritirato in Brasile a fare il costruttore. Questo incontro con Salomone, i discorsi con Salomone, e poi il fatto che Salomone fece rientro in Italia, mi pare, no? Per me sembrò veramente strano, perché Salomone in Brasile non viveva con un passaporto falso, né usava un'identità falsa. Salomone in Brasile era cittadino brasiliano e aveva un passaporto brasiliano. E si chiamava Salomone Antonino. E che attività svolgeva? Costruzione. Io l'ho visto, abitava in un palazzo costruito da lui. Ah, in un palazzo costruito da lui? Costruito da lui. Sì, dico, aveva questa attività, era un'attività florida, era un'attività che gli andava bene dal punto di vista... Credo che ci andava bene, credo che le andava bene. E allora come mai fece rientro poi in Italia? Per me è inspiegabile, non posso in questa corte dire tutto quello che ho saputo dopo, perché sono cose che riguardano altri processi che io ho sentito, che io ho saputo, ma io adesso ho la certezza matematica, parlo di certezza, che il Salomone Antonino si è allontanato dal Brasile per non collaborare ad uccidermi. Antonino Salomone, originario di San Giuseppe Iato, ormai settantenne, è indicato come il ponte tra la famiglia di Corleone e i boss di Oltre Atlantico per il traffico di eroina. È la fonte di molte notizie riferite da Buscetta ai giudici. In carcere dal 1984 ha sempre conservato un atteggiamento di distacco dalle vicende processuali. Salomone Antonino. Ieri l'interpretazione era che io lasciavo San Paolo per andare a vendere droga, è vero, sino al punto di essere condannato per l'associazione per il traffico di stupefacenti. Non so, queste telefonate ora servono a Buscetta per dire che finalmente ha trovato la chiave di tutte le telefonate, perché io ho lasciato il Brasile esattamente per non cooperare, per non mi imbrattare, è vero, di le mani di sangue di un amico. Di Salomone, è vero, nessuno lo conosce, però si dice, il magistrato dice, Salomone è uno dei peggiori nemici che ha Buscetta. Antonino Salomone smentisce Buscetta, spiega in motivi familiari le ragioni dell'odio del pentito nei suoi confronti. Quindi, ritornando, signor Presidente, tutto l'odio, è vero, che non ha potuto scatenare quando non ho fatto da padrino per il battesimo, quando poi respingo a lui e alla sua famiglia, è logico che non è stata un piacere ma una mortificazione per sua moglie, che non sa poi i fatti suoi. Quindi si è scatenato quest'odio, questo putiferio nei miei riguardi da completamente non vedere. Signor Presidente, sono Giovanni Bontade. Siccome in questo momento in aula non c'è nessuno dei miei difensori, la volevo pregare se poteva domandare al signor Salomone se mi ha mai conosciuto e se è vero che ha riferito delle cose sul mio conto, su contrasti tra me e mio fratello, al signor Buscetta. Sempre se lo ritiene opportuno, signor. Grazie. Sì. Allora, risponda pure alla domanda. La domanda che il signor Bontade, Giovanni, non l'ho mai conosciuto. Dei discorsi che fa Buscetta tra i due fratelli, per me sconosciuti. L'attrito tra i Corleonesi e Stefano Bontade muoveva anche da un conflitto interno nella famiglia del Bontade. Ma Buscetta insiste, sì, e rivela anche un atroce crimine all'interno della famiglia Bontade. Si trattava del fratello. Cioè, il fratello
Forse voleva, non forse, voleva sostituire il fratello Stefano al comando della famiglia di Pontale. Quindi c'era una rivalità tra... Fra i due fratelli. Fra i due fratelli. E quindi motivi di dissapori fra i fratelli, fra i due fratelli? Fra i due fratelli, ma chi se ne avvantaggiavano erano gli avversari di Stefano Perché? Pontale. Perché i fratelli erano Stefano e Giovanni Bontate, no? Giovanni Bontate. Perché il Giovanni Bontate, insomma, andava all'esterno della famiglia, questo contrasto che c'era tra i fratelli. Sì, e specialmente con Michele Greco. Ah, ecco. Quindi il Giovanni Bontate si lamentava? Si lamentava, addirittura arrivò a dire al fratello: dai le dimissioni, facciamo le nuove elezioni per per la capo famiglia. Certo. Giovanni Bontade compare davanti ai giudici il 22 maggio 1986. Deve difendersi anche dal sospetto di aver acconsentito all'uccisione del fratello Stefano, dopo essersi accordato con i corleonesi. Signor Presidente, sono detenuto ininterrottamente dall'11 maggio 1980 per una vicenda giudiziaria in cui le accuse nei miei confronti hanno trovato sempre maggior nutrimento più nel nome che porto che negli elementi di prova a mio carico. Cosicché un'operazione finanziaria da me effettuata presso una banca è diventata prima motivo di sospetto e poi elemento sufficiente di condanna per l'infamante addebito di traffico di stupefacenti. Non era però questo l'avvenire e il destino che avevano per me prefigurato mio padre e mio fratello Stefano, il quale alla morte del primo fu per me come un padre altrettanto vicino e altrettanto amato. Infatti mio padre e mio fratello Stefano avevano voluto che io studiassi, mi avevano aiutato e sostenuto fino al conseguimento della laurea in giurisprudenza, avviandomi poi a svolgere la pratica forense presso uno degli studi legali in Roma, al di fuori e lontano da un ambiente in cui il nostro nome sollecitava soltanto l'attenzione poco benevola degli organi di polizia. Invece la mia vicenda personale dimostra che non è possibile a Palermo portare un certo nome senza subirne certe conseguenze di volta in volta scaturiente o dal rapporto di polizia o dalle personali convinzioni del delatore di turno. Così anch'io sono, mio malgrado, ospite delle patrie galere da oltre 6 anni e nonostante ciò raggiunto da nuove accuse, secondo cui avrei commesso ulteriori delitti durante lo stesso periodo di detenzione. Esperienza la mia, che ormai ha segnato irrevocabilmente tutta la mia vita, non solo perché non ho visto crescere accanto a me le mie 3 figlie, unica ragione della mia esistenza, bensì soprattutto perché durante la mia detenzione è stato barbaramente trucidato mio fratello Stefano, verso cui ero legato da un sentimento di affetto e di intima solidarietà, sentimento questo che non potrà mai essere sporcato dalle interessate menzogne di squallidi personaggi disposti a barattare la propria madre o di averne un vantaggio personale. Io non ho mai conosciuto Buscetta e di contorno soltanto sapevo che si occupava dei cani da caccia e dei cavalli di mio fratello, e ciò che soprattutto il primo ha affermato nel mio conto è un'infame menzogna mutuata da un'equazione contenuta in tutti i rapporti di polizia. Se Giovanni Bontade è vivo, ciò significa che è passata dalla mafia perdente a quella vincente, o addirittura ha tradito il proprio fratello. Equazione malvagia e stupida, ma molto suggestiva, così che oggi la mia colpa in questo processo è quella di vivere. E Inserillo come fu ucciso? Perché lei ebbe delle confidenze su questa uccisione di Inserillo. Sembra che Inserillo sia stato accompagnato in macchina o accompagnato con un'altra macchina dal figlio di Giuseppe Montalto, di Salvatore Montalto, che si chiama Montalto. Giuseppe Montalto, sì. Accompagnato a casa di questa donna, lasciato là, lui sarà sceso dopo 2 ore, 3 ore di vivere, di stare in quella casa, quando è sceso lo hanno ammazzato. Salvatore Inserillo fu ucciso l'11 maggio del 1981, poco dopo Bontade. Non temeva di essere assassinato perché era ancora debitore del pagamento di 50 kg di eroina. Fino a quando non pago, non mi toccheranno, diceva. E invece eliminarlo per i corleonesi era più importante dei miliardi. Con lui viene cancellata l'ultima opposizione a Liggio e ai corleonesi.
Ma poi fu ucciso anche il giovane figlio di Inferillo. E anche su questo lei ha dato... Che sembra che a questo bambino, perché era un bambino, le abbiano tolto il braccio destro dicendo non userai questo braccio per sparare a Salvatore Riina. Perché questo? Perché sembra che il bambino, se è vero, avesse detto io quando sarò grande ammazzerò a Salvatore Riina. Quindi aveva espresso propositi di vendetta e allora è intervenuto... Chi intervenne a fare questo atto così feroce? Giuseppe Nerente. Lei ci racconti come sorse questa guerra di mafia, i motivi che hanno determinato la guerra di mafia, l'attrito che ci fu tra varie componenti della commissione. Gli attriti fra i componenti della commissione furono esclusivamente perché si facevano delle esecuzioni contro persone dello Stato, contro funzionari dello Stato, senza che tutta la commissione ne fosse informata. Quando nel 1980 mi trovai con Stefano Bontadi, le prime osservazioni che lui mi fece di questa commissione erano queste cose. E si erano fatto esecuzione di capitani dei carabinieri, di personaggi politici. Ci faccia pure i nomi, se se le ricorda. Credo il capitano di Monreale, un capitano dei carabinieri di Monreale, non ricordo il nome in questo momento. Poi fu ucciso qualche altra persona politica, se non ricordo male Mattarella, se non ricordo male Riina. Erano accaduti dei vari fatti di sangue. E lo stesso Inserillo, per dimostrare che anche lui poteva fare delle cose senza informare la commissione, decise di uccidere il magistrato Costa, se non ricordo male. E Giuseppe Galò mi disse che era un bambino, Tutuccio Inserillo, solo perché aveva fatto questo per dimostrare che anche lui era una forza. Mi disse che non valeva la pena che quest'uomo stesse in commissione. E questa una spiegazione dei delitti commessi dalla mafia, a cominciare dalle uccisioni di magistrati, poliziotti, carabinieri e uomini politici. Una dimostrazione di grande potenza, una sfida allo Stato, ma anche una prova di forza per il predominio nelle cosche. Tra questi delitti il più clamoroso è quello del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il prefetto di Palermo viene ucciso probabilmente perché aveva capito che la mafia palermitana aveva stipulato un patto con la mafia edilizia catanese e stava tentando un salto di qualità per il controllo degli appalti pubblici nell'isola. Per contrastare questo fenomeno il generale aveva chiesto ampi poteri, ma non arrivarono in tempo. Tutti coloro che conducono le indagini sulla mafia vincente. I commissari Boris Giuliano e Ninni Cassarà, il capitano dei carabinieri Emanuele Basile, l'agente Roberto Antiochia, l'agente Calogero Zucchetto, i giudici Terranova e Costa e uomini politici Mattarella, La Torre, Reina. La mafia vincente vuole stravincere anche contro lo Stato. Sono sempre i corleonesi a guidare l'attacco. Desidero, signor Presidente, fare pubblica dichiarazione. Ecco, rendere le mie dichiarazioni, essere interrogato subito. Essere interrogato, vabbè, questo sì. La Corte se dovrà interrogarlo lo interrogherà. Dico, se lei deve fare qualche dichiarazione di carattere contingente è un altro paio di maniche. Ma insomma, tanto per capirci. Insomma, lei desidera essere interrogato. Sì. Ecco, in modo da poter essere messo a confronto. Oh. Sì. Il 9 aprile 1986, Liggio, che aveva sempre rifiutato di parlare, chiede il confronto. E come un segnale. Dalle gabbie tutti sollecitano interrogatori e confronti. Anche in quello
per l'imputato Leggio, che chiede di essere interrogato. Anche Spadaro Tommaso. Sì. Io ho delle documentazione che posso approvare che Buscetta è un bugiardo. Va bene, lei sarà messo a conto. E se non è come dico io, poi... Lei sarà messo a conto, io ho documenti in mano. A me, lei forse non ha capito lo spirito. No, si è riservato però. Sì. E quindi noi non abbiamo negato nulla. Se era possibile, signor Presidente. Io ho documenti in mano di dimostrare che è un bugiardo. Noi vogliamo che si realizzino le condizioni processuali che non si sono realizzate anche per colpa di taluni imputati. Perché si possano eventualmente ammettere quei confronti. Io ho documenti in mano, signor Presidente. Giuseppe Bona. Chiede di essere interrogato affinché possa avere il confronto col signor Buscetta. Grazie. Senta, io, siccome il signor Buscetta ha detto un sacco di bugie, io conosco Buscetta, desidero fare alcune domande. Non l'ho potuto fare prima con i miei legali perché non mi è stata data la possibilità di concordare una linea difensiva. E ciò chiedo che lei gentilmente mi dia la possibilità che io ponga direttamente le domande a questo signore. Continuo a dire, conosco Buscetta, contrariamente alle sue affermazioni. Sì, lei le domande le può porre anche in sede di confronto, naturalmente, no? Sì, signore. Sì. Lucianeddu, la primola di Corleone, è in carcere da 14 anni, ma è ritenuto comunque il capo dei corleonesi, la mente della mafia vincente. Secondo il giudice istruttore, dalla cella dirige un giro di affari per centinaia di miliardi e impartisce ordini. La sua ascesa, all'inizio degli anni 60, comincia con l'uccisione del medico Michele Navarra, il capomafia di Corleone. Poi sale tutti i gradini della gerarchia, fino a scatenare la guerra contro la vecchia dirigenza di Cosa Nostra. È contro questa nuova mafia che si scagliano i pentiti. Allora Leggio, in istruttoria, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Adesso vuole rispondere all'interrogatore? Rispondo e spiego anche il motivo perché... Non sento bene. Desidero spiegare anche il motivo perché mi sono avvalso. Sì. Dica pure. Siccome non credo nel segreto istruttorio... Può avvicinare il microfono? Sì, il microfono lo deve avvicinare. Non credo nel segreto istruttorio. Questo segreto poi non è tanto segreto. E allora preferisco non rispondere anche perché non volevo fare da sponda alle palle lanciate da Buscetta. E ha detto... che non credendo nel segreto istruttorio si ha ritenuto di avvalersi della sua facoltà di non rispondere. Dico, adesso che tutto è pubblico, sì, vuole parlare. Sì. Ma allora, io innanzitutto chiedo di sapere di che cosa sono imputato. Glielo ho detto, di associazione per delinquere, di associazione per delinquere. Deve avere fatto contestazione chiara, in maniera da poter... Sì, la contestazione di aver fatto parte di un'associazione chiamata Cosa Nostra. E questa è l'associazione per delinquere di stampo mafioso, che si avvalendosi della forza intimidatrice della propria organizzazione è diretta a commettere più delitti. Faccio presente adesso che io sono stato arrestato nel 74 e da allora sono in carcere e dal 77 sono stato in poi sempre nei carceri di rigore. Perché grazie alle raccomandazioni esterne o interne, non lo so, io sono stato, pure non avendo nessun merito, sempre messo in isolamento e nei carceri di rigore. Quindi non vedo come abbia potuto commettere questi reati più volento, pure, o come abbia potuto fare per comunicare con qualcuno per ordinare queste accuse assurde. Che lei mi contesta. Poi ci sono le accuse di Buscetta che dice che lei era entrato a far parte della cupola o commissione. Dopo che questa commissione, insomma l'organizzazione Cosa Nostra era stata retta da un triumvirato, poi lei sarebbe entrato nella commissione. Entrando in questa commissione però alcuni elementi come il Bontate e il Badalamenti si lamentavano che lei avrebbe fatto per esempio eseguire il sequestro dell'ingegnere Luciano Cassino. Sto riportando
le cose che ha detto Buscetta che lei ha sentito anche qua in aula. Sì, ma tanto per avviare... Buscetta bisogna che si decide. Sì. Qui, di fronte alla corte di Reggio Calabria, dice che io non sono un uomo d'onore, che non mi ha conosciuto mai. Ora qui mi accusa addirittura di essere parte della cupola, della cupola. Io la prego anche per questo di richiamare la deposizione del Buscetta. Perché chi lo manda? I miei questi considero io mandato di cattura di Buscetta e di nessuno più. Io da tutte queste cose vorrei dire una sola cosa: ero in carcere e quindi assolutamente impossibilitato, pur volendo, a poter commettere tutti questi reati, tutte queste cose che si dice. Questa è una fantasia. Non c'è solo Buscetta ad accusare Liggio e i Corleonesi. Tra imputati e testi pentiti, nel processo si contano 21 accusatori della mafia vincente. Attore. Sì. Lei ha reso varie dichiarazioni. Sì. Salvatore Contorno, detto Coriolano della Floresta, come il protagonista di un grande romanzo popolare, ha 41 anni. È l'unica persona che si sappia riuscita a sopravvivere ad un agguato teso dalla mafia vincente. Sì. Con le sue rivelazioni ha mandato in carcere 160 persone. Per i quali... Testimonianza di grande rilievo, perché Contorno racconta in prima persona episodi dei quali è stato protagonista. Se vuole illustrare alla Corte? Signor Presidente, di quando sono entrato a far parte della mafia, io non c'erano queste leggi che usano queste chiamate mafiose, perché non sono più mafioso. Chiamate mafiose. Prima si ammazzava una donna, poi un piccirito. Tutto il comportamento che hanno avuto sono stato costretto, con le forze o con le buone, a poter diventare infame come loro chiedono, ma infami sono loro. Un sogno io un fan. Silenzio! Silenzio! Mi costringete! Mi trovo per salvarmi la vita, ma non ho paura che muoia, perché non ho più niente da perdere. Perché non temo niente, la mia famiglia ce l'ho sistemata. Se muoio non ho importanza. Però voglio dire tutti i fatti che so. Lei come era entrato in questa associazione? Come è fatta questa associazione? Quali sono le regole di questa associazione? Se è stato iniziato? Io sono entrato a far parte di questa associazione, avevo 1975. Avevo un'attività commerciale nel bestiame. Essendo già precedentemente amico di tante di queste persone, care alle mie, eravamo amici. Cerca di evitare comunque riferimenti al... Io sto dicendo tutte queste persone dietro a me. Sì. E allora nella conoscenza c'era un contrabbando di sigarette. E ne ho conosciuto tante di queste persone. Dopo vennero sigarette e cominciò la droga. Al 75 io entravo a far parte di essere uomo d'onore, in quei periodi quando trasevo io. Oggi non c'è più questo uomo d'onore, non esiste. Quando si diventa uomo d'onore si fa un giuramento. Io conoscendo la buon'anima e Mimmo Teresa, eravamo da tanta vecchia data amici. Un giorno mi venne a pigliare a frigorifero, che aveva un frigorifero in Corso dei Mille, all'ingrosso, i cani. E mi ha portato dalla buon'anima di Stefano Bontà. Là ho trovato tanti altri personaggi, chiamati Omero Ronuri. E così è nato un giuramento. Un giuramento sarebbe, un tipo dice comandamenti, non guardare le donne degli altri. Dice sempre la verità. E chi tradisce questa cosa nostra sarà bruciata come un'immagine che mi hanno dato in mano a me e puntano un dito per diventare appartenente a cosa nostra. E così mi hanno fatto anche a me, chiamato Moro Nostro. E chi era presente quando lei... Alla Bohemia di Stefano Bontà, Mimmo Terese, i fratelli Pullarà, i fratelli Federico, Pietrino Lo Iacono, che questi mi sono dimenticati al verbale da dichiarare, ricordando meglio. Quali sono gli scopi della cosa nostra? È nato per fare bene ai poveri, si diceva. Quando non c'era la droga in mezzo, il bene si faceva veramente ai poveri. Perché la gente, quando ci succedeva una cosa, non segnava nei carabinieri, veniva nella borgata a rompere la macchina, a rubare la casa. E se ci potevano trovare la cosa, questo è il beneficio di cosa nostra, anfine che c'erano i segreti. Quando sono entrato a far parte a droga, questa cosa nostra, chiamata cosa nostra, si è distrutta. Perché solo la cosa nostra è personale ora, non è più cosa nostra come era una volta. Ora solo per interesse personale, si ammazza con facilità, non hanno più problemi. Ora hanno da gridare, ma che gridano? Se ne sono pentito, io sono pentito, per loro sono pentito, i pentiti sono io, è tutto io difficile, a mio mare fare ammazzare, e mi trovo qua, signor Presidente. Il contante di questa situazione non fece nulla per cercare di eliminare questa situazione, di capovolgere questa situazione? Bontà ha fatto, ma subito ci deve tenere poi, si ammazzare a tutti e tre.
Ma vi siete preoccupati dopo l'omicidio del Bontade? Ma noi ci siamo preoccupati, ma purtroppo quelle che siamo state preoccupate eravamo 6 persone. 4 sono morte, 5 sono morte, l'unico che sono rimasto sono io e mi trovo qua. Mentre lei si trovava a Roma? Sì. E successero dei fatti, delle morti a Palermo che la riguardavano? Fatti, mi scusi. Insomma, delle morti, persone che ah, sono... sì, mi ammazzarono a pochi parenti, gente che non c'entrava niente, gente lavoratore, gente che non era cosa nostra né niente. Tanto per fare paura a me, che io di paura non me ne hanno fatto mai, né a casa, e mancavo 3 anni. Mandala Gaetano era parente suo? Come? Mandala Gaetano. Io prima ammazzare su Gaetano Mandala. Questa è opera di Pino Greco, che è possiede, perché aveva una casa vicino ai Dinonini, e per base principale me lo, ha lavato questa pedina che era vicino a, o suo edino poteva vivere. Che rapporto di parente aveva con lei questo Mandala? Questo Mandala Gaetano era un fratello di mia suocera. Un fratello? Di mia suocera. E Corsino Salvatore? Corsino Salvatore era un cognato di mia suocera, che è un marito della sua suocera. Tramite che mia moglie si ricoverò quando mia madre c'era a Roma, era incinta da 9 mesi, nella sua casa. Un signor Croce Mimmo, o Vite, siamo gli ridotucci, subito gli ammazzarono a mio zio. E questi sono l'uomo non onore che aveva un palino. E secondo lei tutti questi omicidi che scopo potevano avere? Tutto il scopo, questo ci avessimo a domandare a Don Michele Riaco, e appena se puzziella, se c'è, se è ancora vivo o morì, ancora non lo saccio. Ma che ci avessimo a domandare a Don Michele Riaco, che ne sa perché sei mia? Proprio ma tutto... io sto chiedendo a lei. No, no, ma proprio la domanda che lei mi fa, tutti gli omicidi furono abbuccati dal signor Michele Riaco, non è che furono altre zone, perciò se non diceva io, non li faceva nulla. Fra se puzziella e Michele Riaco. Lei dice che non sarebbero stati potuti fare, commettere, se non c'era il permesso da Michele Greco, del capo commissione. Il capo commissione. A proposito di questo capo commissione, lei mi sa dire i membri di questa commissione? Sì. Capo commissione Michele Greco, Stefano Bontate, Bernardo Bruch, tutto ciò. Aspetta, aspetta, Stefano Bontate e poi? Che fanno parte della commissione? Sì. Michele Greco, capo commissione. Pino Crepuzzieta, Pino Greco. Ah. Bontate e Stefano. Bernardo Brusca, Totò Ciorrina. Bernardo Brusca. Bernardo Totò Ciorrina. Bernardo Provenzano. Bernardo Provenzano. E il signor Pippo Calò. Pippo Calò. Pippo Calò. Senta Calò, lei sì. Deve rispondere di 137 imputazioni. Delle quali 64 omicidi. Pippo Calò è accusato di essere stato anche l'inviato della mafia a Roma, di essere l'uomo incaricato di tessere rapporti con il mondo imprenditoriale e politico. Ha 51 anni ed è stato inserito nella famiglia di Porta Nuova dallo stesso Buscetta, che è stato suo grande amico. Di lui parla per la prima volta Leonardo Vitale, un mafioso che prima di Buscetta fece delle rivelazioni, non fu creduto e poi fu ucciso a distanza di 10 anni. Secondo l'accusa, tutto il traffico degli stupefacenti passa per le sue mani. Calò sarebbe il cervello finanziario di Cosa Nostra. Dopo il suo arresto, avvenuto a Roma 2 anni fa, è stato anche rinviato a giudizio dai magistrati di Firenze per la strage sul treno di Natale del 1984. Il capitano Basile Emanuele. Buscetta lo accusa di essere all'interno della commissione il portavoce di Luciano Riggio. Giuseppe Gambino Giacomo. Già è stato contestato dal giudice istruttore, ma per maggiore chiarezza ho voluto fare il quadro. Se lei intende rispondere, desidererei che prima dell'interrogatorio che lei ha reso e che eventualmente poi le chiederemo se lei lo conferma, mi dicesse qualche cosa su queste affermazioni di Buscetta, come impostazione di carattere generale sull'esistenza di questa associazione particolare denominata Cosa Nostra come avviene in America e sulla struttura gerarchico piramidale della stessa. Posso rispondere? Senz'altro. Senta, io confermo le dichiarazioni che ho fatto al giudice istruttore. Avrei altro da dire a chi mi accusa, cioè a Buscetta. Sì, ma lei vuole rispondere a questa domanda mia? Io non so di che cosa stia parlando, perché questo... io sconosco tutto quello che lei mi sta dicendo. Cioè non ha nessuna... Di questa associazione, Cosa Nostra, chiamata Cosa Nostra, sconosco tutto. Allora lei contesta l'esistenza di questa associazione di cui non conosce alcun tempo. Niente. Sì. Allora, siccome se c'è Buscetta o Contordo che mi accusano di
di qualche cosa, di qualche reato, io desidero che lei mi facesse fare un confronto. Si conducano gli imputati Calò e Buscetta. Questo sarà l'unico confronto in aula. Buscetta, il giorno dopo, sarà richiesto nuovamente dalle autorità americane che lo avevano mandato in Italia. Il pentito è rispedito oltre Atlantico in tutta fretta. Negli Stati Uniti temono per la sua vita, tanto che ai giudici italiani era stato chiesto di proteggere il pentito anche in aula con una gabbia di vetro antiproiettile. In America Buscetta è atteso dall'FBI, del quale è diventato un consulente per i traffici della droga della mafia. Il confronto ha momenti di tensione. Dunque, voi vi conoscete da moltissimo tempo, credo. Questo è un elemento comune. E tra l'altro il Buscetta ha parlato di un'iniziazione, una iniziazione del Calò nella organizzazione di Cosa Nostra. Quindi su questo punto volete confrontare le rispettive posizioni? Io rimango dello stesso punto, come ho detto. Cioè, lei vuole fare ricordare a Calò qualche episodio relativo a questo? Ma lui si ricorda benissimo, lui lo potrà dire con la sua voce stessa, quando io l'ho iniziato. E perché l'ho iniziato? Potrà dirlo. E allora, Calò, dica lei. Signor Presidente, io desidero una cortesia dalla Corte, di dire al signor Buscetta che tutto ciò che mi deve dire, che cosa mi deve accusare, che dica almeno le cose dove lui ha le prove o almeno i testimoni di queste circostanze, e non faccia come ha fatto fino adesso nel dire me l'ha detto o l'ho saputo. Lui, come io farò adesso in questo confronto, che proverò con documentazione tutto quello che ho da dire, e così desidererei che lui facesse lo stesso, non per sentito dire e non perché me l'hai detto tu, neanche questo deve dire. Deve portare le prove, perché lui mi sta accusando di cose molto grave, per cui non è che sono un furtarello, mi sta accusando di 110, non so, imputazione. E allora desidero che lui mi dica quali sono quelle cose che lui mi accusa, con le prove, e che non faccia come ha fatto fino adesso, signor Presidente. Buscetta ricorda un viaggio fatto da Totò Inzerillo e Stefano Bontade per incontrare Calò, nella speranza di trovare un accordo tra Corleonesi e vecchia mafia prima delle riunioni della commissione. Io mi rivolgo all'intelligenza, mi scuso se mi esprimo così, della Corte. No, anche la dobbiamo ringraziare per questo. Mi dica un po', questo appuntamento che lui dice di avere avuto lì all'autogrill del Pavese, cioè Pavese. Loro sono venuti, questo contato, Inzerillo, da Palermo, con la macchina naturalmente, perché per avere questo appuntamento lì sono dovuti venire dalla macchina, non credo che c'è altro mezzo, no? E allora? Sì. E allora hanno fatto perlomeno quanto? 1000 chilometri. Palermo, Roma, 1000 chilometri. Ci siamo incontrati alla Pavese, abbiamo parlato per alcuni minuti, si sono lasciati così, in buona armonia. Loro si sono fatti altri 1000 chilometri di ritorno. Ma le sembra logico, le sembra vero questo, può sembrare vero una cosa di questo genere? È possibile che fanno 1000 chilometri per parlare 2 minuti con me, poi se ne ritorno altri 1000 chilometri? Non so, perché Roma, io a Roma perché non potevo dire che hanno fatto 1000 chilometri e poi se ne sono andati, o hanno fatto altri 100 chilometri per andare in un altro posto. È già stabilito da chi? Da Calò, che devono venire a Roma, ascoltare a lui e tornare a Palermo. È un'imposizione, è un foglio di via. Ma non sono venuti, non sono venuti apposta per me per questo appuntamento. Sono venuti, non l'hai fatto venire ma può per essere me. Anche un'occasione per spostarsi, per venire, per andare in altro ma posto. Adesso lo stai dicendo adesso, non l'hai detto prima. Adesso lo stai dicendo, non lo stai dicendo. Adesso stai dicendo che erano lì magari forse per altre cose. Vabbè, se lo sai perché erano lì. Calò non replica alle accuse di Buscetta. Tenta però di screditarne la figura di padre e di uomo d'onore. E racconta degli sfoghi che gli avrebbe fatto lo stesso fratello del pentito. Abbastanza bene il fratello. Perché appunto l'avevo detto, ho dichiarato che è stato pure in carcere con me un anno e più nella stessa cella, si era molto affezionato con me. E poi, i guai purtroppo che gli aveva fatto passare questo fratello me l'ha tutto raccontato. Vabbè, difatti quando lui ogni volta che mi incontrava, tutte le volte, cioè una volta, quando io avevo la miseria, ero in stato di con la sorveglianza speciale, avevo la carnezzeria allora in quel periodo. Okay, qualche volta lo incontravo e sempre mi raccontava le sue storie, specialmente mi parlava sempre molto del fratello.
quella volta che l'ho vista a Roma con il nipote, con le lacrime agli occhi, mi disse, mi raccontò proprio il fatto di, vede, dice, Masino, che cosa mi ha combinato? Dice, se n'è andato di nuovo, mi ha lasciato un figlio, ha lasciato il figlio in carcere, un altro drogato, mi costrinse ad invitarlo a casa mia con la nuova, l'ultima moglie. Se lo immagina, dice, quale per ora inferno c'è a casa mia per avergli dato questa ospitalità, perché la moglie del fratello era la sorella, è la sorella della moglie sua, la moglie prima, la prima moglie. Questo che ho raccontato. Dico, di che cosa è capace il signor Buscetta, Massimo Buscetta? Buscetta, lei? Io sono arrabbiato con costui. Ma arrabbiato, lascia stare, non ti arrabbiare, perché si arrabbia dei cani. In 400 pagine di interrogatorio non ho mai toccato a nessun problema familiare di nessuna persona. Ma io... È molto strano il comportamento di un uomo d'onore, il quale lui è, parlare delle mie vicende personali di famiglia. C'è di più. Che l'unica verità che lui dice in questa aula è che mio fratello aveva un'amicizia molto cara con lui, però lui sta dimenticando in questo momento di essersi seduto insieme a tutta la commissione per decidere la fine di mio fratello e di mio nipote, avendolo calpestato anche qua. Lui doveva solo limitarsi a non parlare della mia famiglia. Vabbè, mi pare che il confronto sembra avviato ad una conclusione senza sussulti. Appare inutile ai fini del processo. Ma ecco che all'improvviso Buscetta introduce un elemento nuovo e lancia un'accusa bruciante. Mettere una cosa nuova, se lui proprio insiste così, che l'ho accusato di 69 omicidi, le dico un fatto nuovo, inedito. È disposto ad ascoltarmi, signor Presidente? Io? Sì. Certo. No, l'ultimo arrivo. Cosa? L'ultimo arrivo. Sì, l'ultimo arrivo. Ah. L'ultimo arrivo. Io nel 1979, 80, 78, sono in carcere, apro il giornale e leggo. Scomparso una persona. Questa persona che io leggo nel giornale è un membro della sua famiglia, perché io non faccio più parte adesso. Il primo incontro con Calò, io le domando che cosa ha fatto, perché lo chiamavamo così, Giannuzzo, per scomparire, perché è scomparso. Me l'ha detto la commissione. Sì, ma tu hai detto alla commissione che questo era un bravo ragazzo, che questo era una valida persona. La commissione me l'ha detto. Pippo, ma tu hai detto che questo ragazzo ha sofferto tanta fame in carcere dal 63 al 69, è stato condannato per associazione a delinquere. Sì, sì, ma non ho potuto fare a me. Ho chiuso l'argomento con lui. Mi sono recato a Favarella e ho incontrato Salvatore Greco e ho detto a Salvatore Greco, Michele Greco, Michele, ma perché è stato deciso di affogare, sciangolare a Giannuzzo? Era troppo vicino a Gaetano Badalamenti. Solo questo è il motivo, solo questo. Michele, non potevate evitare questo. No, non si poteva evitare, era troppo vicino a Gaetano Badalamenti. Continuando nella passeggiata a Favarella, sono che passeggio con Vittorio Magliozzo, che lui dice di non conoscere. E le dico, Vittorio, ma non era tuo compare Gianni? Sì. Ma niente avete fatto in famiglia per salvare la vita di Gianni? Io proprio quel giorno mi recavo da Don Pippo. E Don Pippo, all'ingresso di questo negozio, mi disse di andare a fare i biglietti di aereo. Quando sono ritornato, mi ha detto, non domandare più di tuo compare perché è una situazione finita, non dite niente in giro. Questa persona si chiama Giovanni Lallicata, membro della famiglia di Porta Nuova, che il signor Calò, con questa faccia di innocente, si presenta qua per dire, dimmi di dove sono il capo, chi te l'ha detto? Questo è il signor Calò. Allora se il signor Calò vuole fare il pentito anche lui, che dica tutte le cose che lui... Perché ti sta bene. Di queste... Ora, quanto tutto quello che stai raccontando, sono altri fatti nuovi che ti hanno raccontato adesso?
Cosa sono? Non sono fatti nuovi. Tu e io ne abbiamo parlato. Tu e me, con me. Tu e io. Sei sempre lo stesso. Continua ad essere. Ti annuncio la legata. Continua ad essere sempre lo stesso. Con le tue mani l'hai fatto. Buscetta, ho capito, devi insistere sempre nelle tue bugie, nelle tue cose. Sì, sì, chiama perché le sennò bugie. Perché se no chiama le bugie. Adesso pensi delle sofferenze tue. Se no questo premio non pensi delle sofferenze. Se no questo premio non lo puoi avere, Buscetta. Non te ne vuoi andare sconfitto adesso di qua. Adesso non ti puoi far ammazzare perché sono ben guardato. Non devi aspettare qualche non anno. Non te ne puoi andare sconfitto. Devi aspettare qualche anno per farmi ammazzare. Sconfitto di qua non te ne puoi andare. Che sconfitto? Io sono sconfitto, io sono un carcerato come te. Ah, sconfitto non te ne vuoi andare, deve ancora insistere. Io sono sconfitto come te. Vai aumentando sempre. Già sono sconfitto. Vai aumentando sempre accuse. Ho perso famiglia, ho perso la mia libertà. Ma questo vedetelo tu, vedi tu che cosa hai combinato, vedi tu, tu la devi dire, mia colpa, mia colpa, massima colpa. Tu lo sai i fatti, sì. Tu li puoi sapere. Sì. Io, signor Presidente, lui lo sa. Io rispettavo il fratello, i figli, perciò quando dice queste cose a me mi fanno più male, perché sono sicuro che quando è morto il fratello, il nipote, mi sono preso più dispiacere io che lui. Ipocrita. Perché lui se ne stava in Argentina, in Brasile a godersi la vita. E lì è rimasto. Calò tenta di dare una spiegazione alle accuse di Buscetta e sostiene che il pentito in realtà sta vendicandosi per certi torti subiti. Se ci dice qualche cosa. Pronta la replica di Buscetta, che chiama in causa Gerlando Alberti. Io mi vendico accusando i miei nemici, dice. Questo non è vero, tanto che io ho messo sotto accusa anche un amico carissimo come Gerlando Alberti. Tranquillo. Non so se sarebbe la sede opportuna per dirlo, delle vendette trasversali e degli amici che si accusano. Io mi legavo un'amicizia profonda per Gerlando Alberti, ma io non ho pensato di non nominare Gerlando Alberti. Sarebbe stato assurdo parlare della mafia e parlare solo di me, perché sarei stato io il mafioso nel mondo. Se la mafia esiste è perché ci sono le componenti della mafia. Quando si parla che io ho collaborato perché ho voluto fare delle vendette trasversali, io garantisco a lei, signor Presidente, che rappresenta la legge, io non ho nessuna ragione per farlo nei confronti di Gerlando Alberti, una persona che io stimavo, ma che lui sinceramente non mi stimerà più, perché io sono venuto meno a quella regola che io e lui abbiamo giurato. Cerco Stefano Calzetta. Alberti, detto Paccarè, è stato indicato anche dal pentito Leonardo Vitale come appartenente alla cosca di Porta Nuova, la stessa di Calò e di Buscetta. È il primo nome che compare in numerose inchieste sul traffico degli stupefacenti e, secondo l'accusa, è il primo boss che ha capito l'enorme potenza rappresentata dal controllo del mercato della droga. Un vecchio mafioso che si è riciclato, dicono i giudici istruttori, diventando raffinatore di eroina. Ma quale raffineria di Alberti? Se prendiamo tutte le perizie, va bene, di Sant'Onofrio, sono tutti negativi. Alberti non aveva né raffineria, né droga, né niente. Com'è ne è stato trovato niente? E ci sono le perizie, gli atti che parlano del processo, non è che dice, se vuole il Presidente può richiamare gli atti, va bene, vedi che non c'è né un grammo di droga, né niente, non esiste completamente niente. Ma anche lei nega di fare parte dell'associazione mafiosa? Ma io non ho fatto mai parte, sono stato soltanto un pregiudicato, che sono stato in carcere, per questo la polizia mi mette giustamente che sono un mafioso. Ma se uno che è stato in carcere è mafioso, allora sono mafioso. Va bene, ma io sconosco di avere partecipato in qualsiasi associazione. Ma il Buscetta, che pure ha parlato di lei in termini amichevoli, direi, insomma. Se ma si può... che cosa può dire Buscetta di dice me? Dice che lei Buscetta era... può dire solo che ha ricevuto cortesie di me e niente altro. E questo, non so se lo dica precisamente, dice comunque che per lui era un buon amico. Però le dice anche che lei sarebbe stato... appartenente a Cosa Nostra, all'organizzazione mafiosa. Ma niente vero, è fantasia tutta del Buscetta questo. Allora, sull'Antonino, non è stato mai interrogato. Continuano a sfilare gli accusati, si difendono e non dicono nulla. Eppure, secondo l'accusa, si tratta di pedine fondamentali dell'organizzazione mafiosa. Tutti negano anche solo di sapere che cosa sia Cosa Nostra. Mandato di cattura lei non l'ha ricevuto? No. Io non so neanche perché sono qua. Dunque, di lei ha parlato Contorno, Salvatore Contorno, che ha detto, parlando di lei, dei fratelli Giulia in generale, che voi
sareste uomini d'onore entrati a far parte di Cosa Nostra e collegati con i fratelli Bono, i fidanzati ed altri. Io non conosco questi signori qua, non sono mai andato a pranzo io con questo Contorno e con questo Bono, con nessuno. Ora dico io perché, io non so, io certe volte vorrei annullare il cervello per non pensare. Dice perché? Perché non so se è cattiveria dell'uomo che mi tengono dentro o se è vero che esiste la reincarnazione, l'anima che si è reincarnata in me doveva essere una belva feroce. Solo questa potrebbe essere la ragione in cui io mi trovo in galera. C'è una teoria del karma. Contorno sì. Ha detto di averla conosciuto personalmente nel fondo Favarella. Signor Presidente, io devo precisare, io non so dove sia questo Fonto Favarella, non so chi sia questo Michele Greco, non so cosa, non conosco questo Contorno Salvatore, non so chi sia e non capisco perché questo Contorno fa delle accuse contro di me, non lo so. Prego Michele. E anche Michele Greco, detto il Papa, preferisce rinviare il momento del confronto dei giudici. Dunque, in attesa di capire come vadano le cose. Che non è stato mai interrogato. È in grado di fissare la data del suo interrogatorio? Il suo avvocato? Posso qui. Eh? Il suo avvocato? Signor Presidente, io per ora sono sotto interrogatorio del giudice Falcone. Va bene, questo non importa. Sono due cose distinte e separate. Quindi, se mi fa la cortesia, deve aspettare più in là. Michele Greco. Tutti i pentiti lo hanno indicato come il capo della commissione di Cosa Nostra. Ma il processo è iniziato senza di lui. Solo quando il dibattimento era già avviato sarà arrestato, dopo 2 anni di latitanza. I carabinieri lo hanno scovato in un casolare, in montagna, dove viveva solo con un mulo. Chi è il 64enne Michele Greco? Una figura apparentemente incolore, il cui salotto era frequentato da tutta la Palermo che conta, a suo dire. I giudici di Catania lo hanno condannato come mandante, per conto dei corleonesi, dell'omicidio del giudice Chinnici. Mi dica se mi sente bene, perché l'altra volta lei mi ha detto che non sentiva me. Adesso si sente bene la mia voce? Sì, per il momento la sento. Speriamo che continui. Capo senza carisma, dicono i pentiti. Nelle mani degli uomini di Liggio, dei quali approvava praticamente ogni decisione, compresi i delitti. Lei è imputato di numerosissimi reati, come lei saprà. Io solo le dico una parola. La violenza non fa parte della mia dignità. Gliela ripeto, la violenza non fa parte della mia dignità. Ho capito perfettamente. La ringrazio, signor Presidente. Sì. Quindi si dichiara innocente? Si protesta innocente? Come spiega tutte queste accuse nei suoi confronti? Perché se anziché chiamarmi Michele Greco mi chiamasse ad esempio Michele Roccapennuzza, tanto per dire, non mi troverei qui. È tutta una storia basata sulla lettera anonima. E siccome il mio nome faceva in un certo momento cartellone, e allora si costruì questa montagna, un mare di calunnie sulla mia famiglia. Senta, Buscetta Tommaso, lei l'ha conosciuto o non l'ha conosciuto? No, io non lo conosco. Io non l'ho mai conosciuto, signor Presidente, ma non posso dire che lui non mi conosce, perché io ho 40 anni di pedana. Non solo, ma le devo aggiungere, da quello che ho sentito in questi giorni, siccome era un amico inseparabile del mio parente Totò Greco, un amico inseparabile, non posso escludere che questo signore sia venuto pure a Favarella. Che questo mio parente era appassionatissimo di caccia, era pazzo per la caccia e veniva spesso da noi a fare delle cacciate in comitiva. E quindi non è che posso escludere che questo signor Buscetta
veniva pure lì, non lo possiamo spiegare. Che fosse venuto quindi a Favarella, come dice Buccetta, che dice che l'ha visto a lei anche a Favarella. Ma che ha visto lei anche a Favarella. Ma il Salvatore Greco, lei sta parlando, era suo cugino, primo cugino era. Sì, sì, figlio di una sorella del papà. E se ne andò nel 63, per quale motivo? Lei l'ha saputo? Il motivo che se ne andò è che allora lo cercavano. Era ricercato? E certo, non si ricorda il processo di Catanzaro e tutto quanto. Vabbè, io lo sto chiedendo, una cosa la so io, un po', sì, può no, anche non essere esatto. In quell'occasione ci fu allora un processo e tutto quanto. E qui nasce la mia storia, signor Presidente, perché fra gli anni 60-70 questo nome Greco era sempre in prima pagina tutti i giorni sul giornale, in prima pagina, Greco, 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 Greco. Greco Salvatore. Come... Ora, nell'82 presero il sottoscritto e fecero il Papa, E come spiega le accuse di Buscetta nei suoi confronti? Quali sono i motivi? Nei miei confronti? Bisogna chiederlo a lui chi gliel'ha ordinato, perché Buscetta è un portavoce, signor Presidente. È un portavoce. E lei, secondo bisogna lei... Bisogna chiederlo a lui. Ma chi lei... gliel'ha ordinato di accusare a questo signore? Ma lei non e ha... E bisogna chiederlo anche all'altro, a Contorno. Ora ne parliamo di Contorno. Dico comunque... sei un prestanome, lei non ha nessuna idea in merito? Cioè... Mi scusi, signor Presidente. Dico, lo ripeto... Se ci sono parole che io non sì. Afferro, mi deve scusare. Dico, lei dice è un prestanome. Dico, lei ha qualche idea su chi potesse essere colui che induce il Buscetta a fare queste dichiarazioni? No, signor Presidente. Il Deus ex machina. La cosa a me lo posso dire, la cosa a me non interessa, io non voglio fare nessun pensiero. E come pensiero. Non la interessa, scusi? Non voglio fare nessun pensiero. Mi accusano e io rispondo alle accuse e dimostro a questa corte che ciò che mi accusano è falso. Questo è il mio compito. Il Contorno lei non l'ha mai conosciuto? Non l'ho mai conosciuto, non ci ho avuto mai a che fare. Ma neanche visto? Neanche visto? No, l'ho visto qui, questo personaggio simpatico e tutto quanto. Ma certo, ovviamente, ma no. La simpatia è anche questione di soggettiva, ovviamente non può essere simpatico. Ma signor Presidente, io le devo raccontare un particolare di Contorno. Questo, ci dica. Un particolare. Un giorno c'era lì in azienda Tanuzzo l'autista di papà, e non si poteva dare pace. Ma che hai? Non me lo vuole dire, ma dimmi che cosa, perché era infastidito veramente. Dice, ma che era un po' barbuziente. Dice, c'è quel, non ripeto la parola, non la ripeto, non la posso ripetere. Dice, c'è un figlio, devo ripetere però le parole di Tanuzzo l'autista. C'è, dice, un figlio di Sasà a Grapare, che viene ogni domenica a Coniglie qui. E che ne deve fare? Dice, no, non è giusto, dice, perché lui se domandasse un permesso, dice, la negativa, dice, no, non verrebbe fatta. Ma che è sto figlio di Sasà a Grapare? Dice, è un figlio di Don Antonino Cuncuenno, dice, per dire, Cuncuenno per dire la famiglia, signor Presidente. Perciò conosce la mia azienda, un figlio di Sasà a Grapare, che conosce bene Favarella. Grazie. Che veniva la domenica? La domenica noi non andavamo lì. La domenica uno si prendeva il riposo e lui saltava e se ne andava a Coniglio. E conosce l'azienda. Viene qui, io conosco Favarella, grazie. Perché non racconti come la conosce? Saltava il muro di recinzione? Sì, è recintato, lei mi deve fare questa grazia, perché credo che deve venire lì per rendersi conto, mi crede. Se lei non viene lì, mi può chiedere a metà di quello che io dico. Quando verrà lì, lei si renderà conto. La corte. Ma io non esigo risposta, no, non è che poi vi dico le vostre impressioni, a parte. Ma c'è anche la città sotterranea che vi devo presentare. Signor Presidente, la città sotterranea, la grande scoperta, che hanno mobilitato tutti i mezzi di comunicazione sociale.
Nella tenuta Favarella, a pochi chilometri da Palermo, secondo la sentenza di rinvio a giudizio, si svolgevano le riunioni della commissione, quando si stabilivano le esecuzioni o si prendevano decisioni collegiali. In una grotta sotterranea che si estende sotto la casa di Michele Greco, si sarebbero rifugiati molti mafiosi ricercati. Lei ha conosciuto Bontade Stefano? Sì, ricordo benissimo, sia Stefano che Giovanni, con i pantaloncini corti che venivano col padre. E li conosco. Che rapporto ha avuto con Stefano? Stefano Bontade? Il povero Stefano veniva spesso da noi. Siccome da noi c'è una riserva, che c'è la più bella riserva che ci possa essere in Sicilia, veniva spesso a allenare i cani. Infatti, purtroppo è un ricordo che io mi resterà per tutta la vita. Per il Venerdì Santo, giorni prima della disgrazia, eravamo assieme e siede con me fino a sera, lì a Favarella, per il Venerdì Santo. Poi il mercoledì successe la disgrazia. Visto che lei gli ha parlato il giorno precedente alla morte, lui gli esternò delle preoccupazioni? Ma no, era solo e tranquillo. Era solo e tranquillo, tutto il pomeriggio del Venerdì Santo. Lei ha avuto rapporti economici, ne ha avuto con Stefano Bontade? No. Senta, Inserillo Salvatore, lei l'ha conosciuto? No, assolutissimamente no. Luciano Leggio, lei lo conosce? Qui l'ho conosciuto. Soltanto qui? Qui l'ho conosciuto. Quando allora... eravamo nella gabbia accanto e ci siamo riconosciuti reciprocamente dalla fotografia. Anzi, lui mi ha detto, dice non mi ribello più ai fotografi. L'avvocato Chiaracane lo conosce? No, assolutissimamente no. Si doveva interessare, secondo l'accusa, per la scarcerazione di Pietro Marchese, Giovannello Greco e Antonio Spica, per suo interessamento, secondo l'accusa. Non l'ho mai conosciuto. Ma questo avvocato Chiaracane non abita in Roccella, comunque, cioè ma non lo so dove è. Non l'ha vista mai, non ha avuto occasione. No, sta in Miano Tarbato. A Palermo? No, ma io le posso dire una cosa, signor Presidente, che la rovina dell'umanità sono certe film di violenza, film di pornografia sono la rovina dell'umanità, perché se contorno avesse visto anziché il pagino, Mosè, ad esempio, avesse visto Mosè, non avrebbe calunniato l'avvocato Chiaracane, nella maniera più attuale. Ha visto il pagino, e il pagino si vede. Ma qua non si tratta di calunniarlo, si tratta di sapere se lei lo conosceva e se lui... con tutti i miei rispetti a questo professionista, non lo conosco. Il 20 giugno 1986 viene convocato Ignazio Salvo, il potente gestore delle esattorie siciliane, insieme al cugino Nino, che, secondo l'accusa, potrebbe portare a quel terzo livello della mafia sul quale è ancora in corso un'inchiesta. Ignazio Salvo è rimasto, dopo la morte del cugino Nino e lo stralcio da questo processo della posizione dell'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino, l'unico dei cosiddetti insospettabili presente in questo processo. Buscetta lo accusa di averlo ospitato in una villa al mare a Zagarella, durante la sua latitanza, prima di partire per il Brasile nel 1980. Di vedere un parlamentare che non vedevo da parecchio tempo. Lei ha negato di conoscere Buscetta. Grazie, signor Presidente, negli interrogatori resi da Buscetta sia al giudice istruttore sia davanti a questa corte, sostanzialmente vi vengono rivolte tre accuse. La prima è questa: ricordo che mi sono stati presentati come uomo d'onore da Stefano Bontade, appartenenti alla famiglia del paese di provenienza Salemi, credo, e quindi non della provincia di Palermo. La seconda, di aver appreso da Stefano Bontade che Martellucci, mercé l'intermediazione dei Salvo, aveva accettato che Ciancimino gestisse il risanamento dei mandamenti di Palermo. La terza, faccio presente che sia Nino sia Ignazio Salvo venivano a trovarmi in villa
di aver usufruito della villa di Zagarella soltanto per le feste natalizie, con la mia famiglia, dal 20... Ignazio Salvo nega tutto. I suoi no bloccano anche la tenue pista che avrebbe potuto portare i giudici a fare luce sui rapporti tra criminalità e centri di decisione politica ed economica. Altre indagini stanno però battendo questa strada. Che non conosco Stefano Fontana. Non gli sono stato mai amico e non sono stato mai a casa di Stefano Fontana. Dopo 5 mesi di dibattimento, dopo che sono sfilati i grossi calibri, dopo che i pentiti hanno ripetuto le loro accuse, il processo è come ingessato. Non ci saranno, come qualcuno sperava, altre rivelazioni. Neppure i parenti delle vittime della guerra di mafia hanno il coraggio di parlare. La legge dell'omertà vince ancora. È un susseguirsi di non so, non ricordo. Eppure la vendetta mafiosa ha spesso distrutto le loro famiglie. Tutti hanno avuto un parente prossimo, padre, fratello, figlio, ucciso o svanito nel nulla. Ma davanti ai giudici è solo silenzio. E spesso sui volti si legge la paura. Lei, rispetto a Di Cristina Giuseppe che cosa le veniva? Mio marito. Suo marito. Quindi è la vedova di Cristina Giuseppe. Sì. Ha sentito parlare del suo marito, di Rina Salvatore? No. Ma in genere mio marito non parlava, insomma, non mi parlava di queste cose. Il marito Giuseppe che cosa le veniva? Salvatore vorrà dire. Salvatore. Fratello. E non è stata mai sentita. Ha qualche cosa a istanza da fare alla giustizia? Ha degli elementi da riferire alla giustizia? No, niente. Come persona offesa non ha nessuna istanza particolare? Non ha nulla da aggiungere? No. Non ha istanza da rivolgere alla giustizia? Particolare? No. Io ho dimenticato il passato. Cerco di dimenticarlo. Cerca di dimenticarlo, certo, se è possibile. Un capitolo chiuso. Io la mia vita e vivo la mia vita. Lei è mai stato sentito dai carabinieri, dalla polizia, dal giudice istruttore? Mai. Corella Stefano è mio figlio. Lei non è mai stata sentita dalla polizia, dal giudice? Ha qualche cosa da dire? Sulla morte di suo figlio? No, che particolare? Perché mio figlio è morto, è vivo per me. Non gli ho avuto risposta. Che cosa le veniva? Fratello. Era suo fratello. Ha qualche cosa da dire in merito a questa... Veramente no. No. Questa c'è la morte. Dicalo, giuro. Lo giuro. Conferma la dichiarazione che ha reso in istruttoria. Ma guardi qua! Conferma la dichiarazione che ha reso in istruttoria. Ma continua a guardare da quella parte. Conferma la dichiarazione che ha reso in istruttoria. Conferma quello che ha detto in istruttoria. Al giudice istruttore. No. Non lo conferma. Ma lei lo sa che cosa ha detto? Ha detto sono la madre di Mazzola Emanuele. E prendo atto che per l'omicidio di mio figlio si procede contro l'imputato di cui ha mandato di cattura numero 372 dell'8883. Non conosco nessuno. E se me lo consente ho portato l'immagine di mio figlio per ricordarselo tutto. Se era una persona mafiosa, se era una persona delinquente, se era un ribusciato come dicono la stampa, eccolo qua. Questo è mio figlio, 40 anni. Ma hanno distrutto a me la vita e mi hanno distrutto a mio figlio. Le mandano a mio figlio, sono rimasta sola. Che io sono solo, non aveva nessuno, solo questo figlio. Lui era per me e io era per lui. Quindi i signori, se sono oneste, sono uomini d'onore, devono dire perché hanno ucciso mio figlio. Non è vero quello che dice Sinagra che ha sentito dire, perché tutto il resto l'ho sentito dalla stampa, che è stato ucciso perché conosceva Contorno. Non è vero. Che non conosceva a Contorno. Ammetto pure che mio figlio conosceva a Contorno. Ammetto pure questo. Non era il modo di uccidere mio figlio in questo modo, strangolarlo e metterlo nel coso. Sinagra dice la verità. E se vogliono venirmi a uccidere ora, queste signore fanno venire a uccidere a me. Me ne vado con mio figlio. Perché non ho più a nessuno, signor
figlio questo, 40 anni che me l'hanno ucciso in questo modo e non la perdona a nessuno. E, tutte quelle, signor Presidente, che sono state citate in nome di Sinagra Vincenzo e la pura e sacra verità. Senta, signora, la Corte rispetta il suo dolore, ma... Questi sono i metodi della mafia. Così a Palermo scompaiono gli uomini. Io mi posso calmare con questo che io sono. Il fatto di Gioacchino Tagliarea, nipote di Pietro Tagliarea. Detto Ginetto. Detto Ginetto. Questo ragazzo, siccome era un rapinatore, faceva dei rapini, no? Un altro pentito, Vincenzo Sinagra, un mafioso di medio calibro, sospettato di essere stato anche un killer, racconta come avvengono le spietate esecuzioni. Vengono le rapine, e succedeva che lì, in quelle zone, poi c'erano sbirre, no? Troppo battuglie di sbirre, cioè la zona veniva battugliata dalla polizia, no? E allora questo, sembra che dava troppo disturbi. Cioè, prima si è chiamato, l'hanno chiamato, l'hanno rimproverato, dicendoci che non doveva fare certe rapine, certe cose. Cioè, questo non lo potevo capire. Cioè, faceva sempre a testa sua, perché era uno... C'è uno che se ne fregava, uno che i coinatori, diciamo, no? Cioè, infatti, c'erano certuni che lo temevano, perché era un tipo pericoloso. Filippo Marchese si incassa, cioè, si arrabbia. Dice, ma insomma, questo genetto da Iapea, dice, la deve finire. Dice, portatemelo qua, c'è lì. Cioè, prendono a questo, incontrano a questo Gioacchino, no? Sarebbe questo genetto da Iapea. E ci dicono, c'è buona scusa se lo portano. Non so se lo portano. Cioè, questo scomparisce. Cioè, mentre che noi eravamo là, mio cugino mi disse, hai visto come se l'hanno portato? Cioè, quello non c'è più. Poi ho saputo perché, se no, questo mio cugino sarebbe Seneca Vincenzo Tempesta, no? E si chiamavano compare, con Francesco Spataro, no? Erano amici, si chiamavano compare. Questo Francesco Spataro ci ha raccontato la storia, no? Come hanno fatto, cioè, quando se l'hanno portato via, come ha fatto questa persona. Cioè, questa persona dice che l'hanno portato da una casa, una parte di campagna, no? L'hanno portato là, l'hanno interrogato. L'hanno interrogato, lui che ha fatto? Ci ha detto a questo Francesco Spataro, perché erano amici, questo Ginetto lo conosceva pure, ci ha detto come ti prendo, ci facciamo i conti, no? E lui ci ha dato due calci. Come ti prendo? Come ti prendo? Ci facciamo i conti, no? Cioè, ah, come ti prendo, dice, nella tagana, non so. Cioè, nel frattempo questo Spataro ci ha dato due calci in faccia, che un uomo ha detto a mio cugino. Poi l'hanno preso, l'hanno strangolato e l'hanno messo dentro l'acido. Cioè, mio cugino mi diceva che questo acido, no? Perché io, cioè, non l'ho visto mai, c'è una persona squagliare, no? A diventare liquido. Liquido non l'ho visto mai. Solo ho visto la persona dentro il bidone, c'è con l'acido, come ci ho spiegato prima, no? C'è questa persona che lo metto dentro, mio cugino mi ha detto, 20 minuti, un quarto d'ora, scompariva. E poi lo buttavano per via di connotte, no? Cioè, perché ci sono i gabinetti, sai? Cioè, lo facevano vedere, e diventava liquido e si scioglieva solo, e finiva. Cioè, e finiva questo, no? C'è questo... Questa è la mafia nel suo aspetto più spietato e brutale. Nell'80 mi fu riferito testualmente da Pippo Calò che io rimanessi in Italia, a Roma. Dicevo, ma io non ho cosa fare in Italia, io desidero allontanarmi. Ma tu puoi rimanere qua, ci sono delle possibilità. Una di queste potrebbe essere i quattro quartieri a Palermo. I quattro quartieri a Palermo sono gestiti dal signor Ciancimino, ex sindaco da Palermo, il quale può dare delle possibilità. Io non accettai e questa è la sola dichiarazione che ho fatto per quanto riguarda... Buscetta però ha aperto altri capitoli inquietanti. Altri scenari si intravedono. Squarci su collusioni tra settori dei pubblici poteri e i boss. Materia circondata da nebbie, difficile, sulla quale i giudici ancora indagano. Interrogativi per ora senza risposta. Ha voluto dire che era in mano a Totò Ciurreina... No. Essere in mano, si può essere in mano o consensualmente per un rapporto amichevole, un rapporto di stima, di complicità, eccetera, o per un sottostare coatto, violento in un certo senso, diciamo come minaccia. Io si parlava di un rapporto, posso... questo rapporto che c'era tra questa personalità politica e questi esponenti diciamo di Cosa Nostra. Era un rapporto di connivenza. Io posso fare la traduzione dall'italiano al siciliano per poi dire
che cosa significa è nelle mani. Quando una persona come me, o come Calò, o come un altro che fa parte della mafia, dice è ne mano di chi, significa è il totale possesso della persona che farà quello che quell'altra persona mafiosa indicherà di fare. Questo è nel gergo mafioso. Se poi tradotto in italiano perde il suo valore, io non so fare diversamente. Nella primavera inoltrata del 70. Misteriosa e inquietante è anche l'ultima rivelazione che Luciano Liggio lascia cadere in aula al termine della sua deposizione. Un tentativo estremo di difesa seguendo la tattica della confusione? Un modo per sbugiardare Buscetta? Un avvertimento a chi dovrebbe tremare di fronte a rivelazioni così gravi? La voglia di continuare ad apparire un capo al quale ci si rivolge addirittura per fare un colpo di Stato? Nella primavera del 70, mi nella primavera del 70. Se tu ci credi, mi viene a fare delle proposte, come ebbe modo di dire, perché erano interessate a un colpo di Stato in Italia, un golpe militare. E allora, siccome in questo frangente si è creato il mito Leggio, attraverso i processi, attraverso tutto uno di cose, si voleva da parte dei militari la mia presenza per accertare eventuali accordi, per assumere delle responsabilità, che io avallasse accordi che questa gente aveva preso. Questi erano venuti dall'America, faccio presente anche questo perché è importante questo discorso. Questi erano venuti dall'America per contrattare questo. Queste sarebbero Uccicchietello e Buscetta. Però e il Buscetta. Primo impatto io l'ho solamente avuto con Cicchetello. In quell'occasione della venuta lì a Catania, io non ho acconsentito. Non dissi né sì né no di tutto questo, cioè, sai, su cose al di là da venire, e poi cose che ancora cercate di mettervi d'accordo, io non sono tanto interessato, non ci vedo bene, ma tu non devi assumere responsabilità, siccome il tuo nome è stato messo troppo alla luce, vogliono la tua presenza, vogliono, ci devo pensare, non ti deve essere. Nel mentre, quando io qui l'altra volta ho detto che è la mia condanna, era in preparazione e in conseguenza, le mie condanne sono frutto di preparazione e in conseguenza di questo mio rifiuto. E non ora, ma in quel di Reggio Calabria ho fatto il nome del ministro degli interni che andò a Bari a forzare la mia condanna, perché la mia condanna non è processuale, la mia condanna è politica, con la scusa di dare un esempio andò a imporre una condanna. Quindi ora credono di avere ancora più l'arma nelle mani per potermi scattare, mi si promette che io non devo tener conto delle. Mi si dava il cartellino pulito, io non dovevo avere paura del ricastro, non dovevo avere paura di niente, purché avallasse, mi impegnasse in quel dato. Ed io ho rinunziato anche alla libertà. Cioè lei ha rifiutato di partecipare tutto, a questo. Ho rifiutato tutto, di dare l'avallo. Di dare l'avallo, costi quel che costi. Non me la sono sentita di avallare la possibilità di portare il paese in un regime totalitario. Quindi chi doveva arrollare o arrollò tutta questa massa di gente, 7.000, 8.000, perché il corpo di Stato apparisse uno stato di necessità, perché quello che si doveva creare, l'impegno che questa gente voleva, che si creasse un clima per cui il corpo di Stato venisse giustificato, uno stato di bisogno, se non che Luciano non accetta.
non accetta, non si piega a nessun ricatto, no, senta, né di con la libertà né col denaro, né con niente. Succede che al mio rifiuto si perde l'affare, ed ecco perché Buscetta è così accanito contro i corleonesi, e questo è il motivo, non ci sono altri motivi, che sono molto 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 gravi. Quando sembra che il processo si avvii ormai alla sua naturale conclusione e si è esaurita la fase che sulla carta appariva più complessa, la difesa di lettura di tutti gli atti, no, ma noi ne prendiamo le considerazioni che sono state fatte dai colleghi che mi hanno preceduto, lettura integrale di tutti gli atti, esatto. Va bene, ne prendiamo atto. Il 22 aprile 1987 comincia la requisitoria dei pubblici ministeri Domenico Signorino e Giuseppe Ayala. Si è detto sin dall'inizio, e ho visto scritto, che questo processo è un processo storico, che questo processo è un momento determinante nella lotta al fenomeno mafioso. Così ragionando si rischia di andare fuori strada. Questo è un processo penale come tutti gli altri. Un processo, per quanto smisurato, e questo in materia di dimensioni credo non abbia uguale, deve servire per valutare le posizioni degli imputati. Ciò che vi chiedo in sostanza non è la condanna della mafia già scritta nella storia, nella coscienza dei cittadini, ma la condanna dei mafiosi che sono raggiunti da certi elementi di responsabilità. Leggio Luciano. Dopo 12 giorni, durante i quali vengono esaminate le posizioni dei 460 imputati rimasti, Luciano, le richieste. Il discorso non sarà 28 ergastoli, condanne per quasi 5.000 anni di carcere, 24 miliardi di multa, 45 assoluzioni. Carcere a vita per Michele Greco e i figli di Liggio, Bernardo Provenzano e Salvatore Riina, e così per tutti i componenti della commissione. Il ruolo di vertice che il processo gli attribuisce, chiedo che venga condannato alla pena di anni 15 di reclusione. Noi qui non abbiamo nulla da creare, non abbiamo da criticare. Poi abbiamo la difesa. Il 30 marzo 1987 iniziano le 32 arringhe della parte civile, le 635 dei legali degli imputati. Parlano quasi 200 avvocati. La tesi dei difensori, al di là dei casi individuali, è questa. I pentiti mentono per vendetta, inventano, non sono credibili. Forse c'è Greco che vuole parlare. C'è la 19. Io desidero farvi un augurio, io vi auguro la pace, signor Presidente, a tutti voi io auguro la pace, perché la pace è la tranquillità e la serenità dello spirito e della coscienza. È quella che auguriamo anche noi. Che per il compito che vi aspetta, mi deve scusare, signor Presidente, la serenità è la base fondamentale per giudicare. Non sono parole mie, sono parole del nostro Signore. Che lo raccomandò a Mosè quando deve giudicare che ci sia la massima serenità, che è la base fondamentale. E vi auguro ancora, signor Presidente, che questa pace vi accompagnerà nel resto della vostra vita, oltre a questa occasione. La Corte, per la sua composizione effettiva, si ritira in Camera di Consiglio. L'11 novembre del 1987 la Corte entra in Camera di Consiglio, accompagnata dal viatico di Michele Greco. Sono passati 21 mesi dall'inizio del processo, 638 giorni. La Corte. Nome del popolo italiano, la Corte d'Assise prima di Palermo, visti gli articoli di legge, dichiara. Dopo 35 giorni di Camera di Consiglio, i giudici pronunciano la loro sentenza. Per un'ora e mezzo il presidente Giordano leggerà condanne e assoluzioni. 19 ergastoli, tutti gli uomini della commissione, con qualche eccezione. Carcere a vita per Giuseppe Lucchese, Salvatore